È un'edizione da record, la 16ª maratona internazionale Ravenna Città d'Arte, capace di migliorare già ottimi risultati ottenuti nel 2013. Quest'anno sono già quasi 2.400 gli atleti che hanno confermato la propria presenza alla gara principale, mentre l'organizzazione stima ad oltre 6.000 gli appassionati che si raduneranno a Ravenna in tutto il weekend fra maratona, mezza maratona, competizione sui 30, 21 e 10 km e gare pensate per le famiglie. Partenza e arrivo quest'anno saranno in via di Roma, di fronte al mar. Sono cambiate tante cose, il percorso chiaramente è cambiato perché è cambiata la location e vi dico sinceramente che la scelta è stata una scelta sicuramente lungimirante, perché visti i numeri di quest'anno non poteva essere così. Piazza del Popolo forse sarebbe stata sicuramente una chicca, però non avrebbe potuto ospitare tutti i numeri che ci aspettiamo quest'anno. Ecco appunto, quali sono i numeri che vi aspettate? I numeri, al momento abbiamo 2.350 iscritti confermati nella gara competitive, tanti iscritti anche alla 10 km, che è un po' la sorpresa di quest'anno, tanti vuol dire attorno al migliaio, più le passeggiate e le camminate, quindi noi ci aspettiamo un giro di 6.000 persone in quel weekend. Quindi sempre più importanza la Maratona Internazionale di Ravenna, sempre più un evento turistico anche per la città. Beh, direi di sì, ma sport e turismo penso che sia un binomio che ormai da tempo, ecco, quindi è una cosa che va di pari passo assolutamente. Noi abbiamo una città che permette di coniugare le due cose in maniera straordinaria, quindi approfittiamone. Ecco, le altre novità a cui faceva riferimento? Le novità sono tante, ripeto, il percorso che comunque permetterà di visitare la città correndo, perché saranno innanzitutto due giri da 10,5 km e quindi permetteranno sia a chi corre la 10,5 km di fermarsi alla fine del primo giro, mezza maratona due giri, 30 e 42 usciranno poi dalla città in direzione Punta Marina e per rientrare, quindi diciamo che nei 10,5 km iniziali ci sono 7 degli 8 monumenti UNESCO di cui si fregia Ravenna, quindi penso che sia veramente un correre nell'arte. Mentre invece il programma non competitivo, quello che è solitamente pensato per le famiglie? Beh, sabato mattina alle 10:30, 2 km di passeggiata partendo dai giardini pubblici per andare verso il centro e rientrare ai giardini pubblici, 2 km della Connaught Family Run, aperta appunto a tutti quanti, alle famiglie, si chiama Family Run appunto, ma anche alle scuole. Federico Lega per Ravenna Web TV.